nel corso di questa assemblea sono emersi diversi spunti su come poter affrontare il problema dei lavoratori stagionali e non solo. Necessità urgente è ricominciare dalle lotte dei lavoratori, manifestazioni spontanee che portino a dei risultati importanti e anche duraturi. Una cinquantina di cittadine hanno partecipato a questa assemblea ascoltando i vari interventi, in cui Paolo Montalti ci ha spiegato che la riforma Fornero è peggiorativa per tutti i lavoratori del distretto del turismo rimenese, oltre a quelli che sono soggetti a grave sfruttamento. Ci ha spiegato che allo stato attuale i lavoratori che hanno prestato il loro servizio nelle aziende nell'estate del 2012 non percepiranno nessuna assenza. Maria Pia Pizzolante ci ha spiegato come il reddito di cittadinanza può essere un terreno ricompositivo e di riconoscimento della cittadinanza oltre di dimensione di fuga dalle nuove povertà. Gianni Boetto ci ha parlato di una dimensione di auto-organizzazione nuova in diversi settori in cui ha visto i migranti come protagonisti. L'assemblea ha sviluppato un dibattito di circa un'ora in cui si è delineata la necessità di intervenire in varie forme e in particolare a fianco e all'interno del Movimento degli Studenti il 24 novembre e nelle prime settimane di dicembre con un'assemblea pubblica di lavoratori e di cittadini presso l'INPS, in cui da un lato si concretizza la pressione verso tale istituto per riconoscere il diritto al contributo della mini ASPI nel 2012 per muovere una critica sostanziale e formale a tutto l'impianto teorico della riforma e per aprire canali di ragionamento sul reddito di cittadinanza anche nel distretto del turismo.